Bueno, ora è la volta della introduzione a Termas de Riondo, che è questa città piccolina, qui, che ci ho aggiunto io col puntino perché non ci devo, forse, cioè era tra i forse, sta tra Tucumán e Santiago del Estero. Cosa c'è a Termas de Riondo? C'è l'embalse, c'è cioè una specie di diga, che sarebbe che funge da centrale elettrica e che crea un bellissimo lago. La città è una città termale. E ci vanno tutti d'estate, no, d'estate, d'inverno ci vanno tutti, perché sì, è luglio-agosto, sì, perché d'estate fa caldissimo ed effettivamente ha fatto piuttosto caldo. Comunque sì, l'acqua termale c'è, è piccolina, sono tipo 30.000 abitanti, dovrebbero essere circa, non c'è grandi cose, però. E c'è l'Itaipu in miniatura, bellissima, forse più bella dell'Itaipu, perché l'Itaipu è troppo grande e non c'entra niente col territorio. No, io cioè, dovrei, se ci passate, andate all'embalse, insomma, che è pieno di uccelli, di persone che pescano, è carina.